Un'ordinaria serata di Francesca. È tardissimo. Devo ancora finire di preparare la cena e sistemare i bambini. Marco tornerà tra poco. Sarà stanco. La casa sa di plastilina e ci sono pezzi di pungo ovunque. Nel poco tempo che mi rimane prima del suo arrivo, raccolgo le formine che io e i bambini abbiamo lasciato ad asciugare vicino alla stufa. Sistemo il divano, lo libero dai vari giochi che lo addobbano, mentre ho spedito Laura a lavarsi. Leo dovrà aspettare me. È ancora troppo piccolo, per lui il bagno è solo un divertimento. Sento la porta d'entrata aprirsi. Marco in anticipo. Ciao amore! Lo saluto mentre mi liscio la gonna e do una sistemata veloce ai capelli. Che puzza c'è in casa? Chiede lui togliendosi le scarpe e gettandole in un angolo dell'entrata. Abbiamo giocato con il pongo, i bambini e io. E non avevi di meglio da fare? Guarda, la casa sembra un porcile e tu che fai? Formine colorate. Ma i bambini volevano fare qualcosa di carino per te. Sì, ok. A proposito, dove sono? Stanno facendo il bagno. Ma sei scema? Tu lasci due bambini da soli in bagno? Certo che non ci arrivi proprio. Ma Laura è grande. Cerco di spiegargli che ho tutto sotto controllo, ma forse ha ragione lui. Mi dirigo a grandi passi verso il bagno, mentre Marco sputa sentenze su di me e critica tutto quello che faccio con i figli. Non è la sua vera natura. Insomma, quando ci siamo conosciuti era gentile, mi coccolava, mi regalava sempre dei fiori. Non erano costosi, ma non mi importava. Mi faceva sentire la cosa più importante della sua vita.